Why? Amici di Guai del Cinema, è un piacere avere con noi un ospite, un grandissimo attore italiano, Filippo Lippi. Ciao. Ciao. Come stai, innanzitutto? Tutto bene. Per l'Università di Pisciano, come andate? Bellissimo, bellissimo, proprio la lenziosa. Cioè, devi sta per finire il liceo e non sa proprio cosa sarà quella famiglia. Deve approcciarsi al mondo universitario, con le scelte più complicate del fatto. Veramente, cioè, era bello, insomma, c'era una certa tensione. Ecco, infatti non ho voluto. Cioè, in quei casi, cioè, che dici, la testimonianza, tanto farei testimonianze, io proprio mi ritiro, nel senso, perché io almeno non sopportavo queste cose quando c'era piccolo, quando arrivava il personaggio e sparava. Insomma, quelle frasi tipiche che si dicono, e insomma, sono pure importanti, no? Però comunque, ripeto, questi sono tutti, no, ripeto, chi entra in università comunque è una persona già che ha un livello, diciamo, di curiosità e di voglia di fare qualcosa già oggi come oggi abbastanza alto, secondo me non ha bisogno di sentirsi dire. Assolutamente. Ho capito troppe cose. Anche perché poi mi ricordo anch'io, tanti anni fa, diciamo così, ti bombardavano sempre con le stesse fasi, le fasi delle scontate. A me irritava tantissimo. Spero di non averne detta nemmeno una, ma penso di no. Parliamo di te invece, Filippo, parliamo ovviamente della tua carriera d'attore. Innanzitutto vorrei partire dal mondo della serialità. Cioè, vorrei citare la serie TV I Medici, sì, dove tu hai recitato, e è stata una produzione italo-americana, no? Sì. Questo tipo di produzioni, secondo te, quanto riescono poi ad influire nello sviluppo del settore cinematografico italiano? Beh, adesso, vedi, parlavamo prima delle possibilità che hanno loro queste università con la tecnologia e tutto quanto, e la tua domanda alla fine. Adesso gli attori più giovani, ma anche noi ancora, quelli un po' più grandi, abbiamo le possibilità appunto diverse, per cui è arrivato Netflix, c'è Amazon, ora sta per uscire la serie 000 di Sollima, Suburra è stata la prima serie originale di Netflix, ci sono sempre più progetti internazionali. Può arrivare in tutto il mondo, può arrivare ovunque, può arrivare tutto e a qualsiasi target anche. Qualsiasi target, e puoi raccontare storie di qualsiasi tipo, appunto, ecco, le critiche potrebbero essere appunto riguardanti perché noi, a noi ci fanno sempre fare storie di mafia, storie di criminalità, perché l'altro giorno sentivo fare questo commento, no? In Germania hanno debuttato con Dark, una serie particolare, eccetera, e invece la Suburra, e noi abbiamo una tradizione più di genere, dobbiamo mettere queste cose. Ecco, a proposito di Suburra, Filippo, tra l'altro state girando, no? Suburra 3, che uscirà appunto su Netflix, che sarà la stagione finale. Sì. In Suburra dovete interpretare un personaggio molto importante. Suburra, diciamo, racchiude tre facce italiane, tre facce poi della tua città, che è Roma, cioè chiesa, crimine, Stato. Sì. In quel caso tu vai a rappresentare l'ultimo citato, il personaggio di Amedeo Cinaglia, personaggio che si evolve all'interno delle prime due stagioni. Cos'è stato per te interpretare un personaggio del genere molto molto complicato? Beh, è un personaggio che amo, ancora di più proprio adesso che sto girando la terza stagione. È un personaggio che ha un arco bellissimo. Mi ricordo che quando lessi per la prima volta il ruolo, chiaramente come noi attori, anche se sei un po' più ormai grande, più esperto, magari mi ero fermato e avevo diciamo visto che il mondo politico nella prima stagione potesse avere un po' meno spazio, ma in realtà poi nell'arco narrativo, al di là dell'assicurazione del fatto che il personaggio sarebbe cresciuto, realizzavo come questo personaggio avesse delle potenzialità enormi in termini di arco narrativo e di sfaccettature, di sfumature. È un personaggio che poi chiuderà un corso, un percorso, ma che mi dava la possibilità di raccontare aspetti molto, insomma, vicini a noi nei giorni nostri, cioè per quanto riguarda chiaramente in modo romanzato, in modo liberamente ispirato, però comunque se è vero che nel mondo della politica spesso è popolato da persone, diciamo, non proprio eccelse, se è vero la teoria per cui spesso i personaggi migliori, più colti, più preparati in politica non si sporcano le mani e non scendono, allora ecco, persone come Cinaglia, che sembrerebbe una persona inizialmente per bene, così eccetera, invece poi lentamente scivola sempre di più in un vortice in cui
in cui poi in fondo si giustifica, no? Giustifica se stesso, giustifica la sua condotta, come spesso facciamo nella vita di tutti i giorni. Quindi è un personaggio particolarmente sfumato e che mi offriva un sacco di, e mi offre ancora adesso un sacco di possibilità. Un'ultima battuta, Filippo, anche perché qui c'è una sala gremita che attende di ascoltare le tue parole. Abbiamo parlato di scelta, abbiamo parlato di scelta universitaria, ma noi di Y Media facciamo sempre una solita domanda. Il nostro simbolo è così, la Y rappresenta un bivio, no? Quando ti trovi di fronte ad una scelta all'interno della tua vita, che può essere una scelta più facile, che però può portare a un risultato medio, una scelta magari più difficile, che implica un percorso più complicato, che però può portare magari con maggiore sacrificio a un risultato migliore per quelli che sono i tuoi obiettivi. Ecco, se tu dovessi citare un bivio in cui ti sei trovato all'interno della tua vita, ovviamente professionale, quale potresti citare che poi ha causato delle conseguenze sulla tua vita? Quando già facevo l'attore, dici? Già... Sì, un professionale privato, non te lo voglio chiedere, no, ovviamente. Da professionale me lo ricordo perfettamente. Il primo bivio vero è stato dopo il successo dei RIS, che fu molto, insomma, importante. E vi ricordo dopo il successo della Finestra di Fronte, che fu molto importante, che mi diede molte possibilità, mi arrivò la proposta di fare questa serie che era i RIS, che non potevo sapere il successo che avrebbe avuto. Quello è stato il primo vero bivio professionale, è stato anche bello, è stato eccitante poter avere. Vi ricordo che c'è chi mi consigliava, io stesso avevo un po' timore, cioè che devo fare? Devo aspettare. All'epoca ricordati che era completamente diverso, la serialità veniva vista come una cosa, non dico di serie B, ma era una serialità diversa, per cui c'erano sempre la domanda ma diverso, ma è qui, ma è lì. Invece adesso quasi è il contrario, no? Adesso ci sono solo serie, quasi fare film per il cinema è quasi strano o comunque più raro. Quindi in quel momento la domanda, il bivio fu: che faccio, accetto di fare i RIS o aspetto e continuo con il cinema? Quello fu il mio primo momento amletico, e diciamo mi ricordo che stavo lì con questi copioni che pensavo, aspettavo di capire se era opportuno, e poi dissi di sì e feci. Sono contento perché RIS era all'epoca una bella serie che andò soprattutto molto bene, però quello è stato il mio primo bivio, almeno professionale, diciamo decisionale, in cui mi sono trovato. Va benissimo, Filippo, grazie mille per essere stato con noi. Grazie, ciao. E ti lasciamo agli studenti. Perfetto. Why?